Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro un nuovo gioco e al raggiungimento dei 70 like vi porterò il tutorial. Allora, mazzo di carte, le Anyone, Forever, cuori, quadri, fiori, picche, a cui diamo una mescolata. Dopo aver mescolato, dovrò scegliere 9 carte, ok? 9 carte che saranno le protagoniste di questo gioco. E le metto esattamente così, come se ci fosse una griglia. Spero si vedano tutte. Perché le ho messe così? Perché ora lo spettatore dovrà sceglierne tre, però non a caso, ma in questo modo. Lui ha 8 tipi di scelta, ovvero può scegliere le righe, quindi così, e siamo a tre, quindi o questa o questa o questa, o le colonne, quindi o questa o questa o questa, oppure le due diagonali, quindi o questa qua o questa qua. Per fare una cosa veramente casuale, io qua mi sono segnata tutte le possibili scelte, ok? Adesso io sceglierò una carta dal mazzo. E se esce una carta fra l'asso e l'otto, andremo a vedere quale sarà la scelta corrispondente. Chiaramente, se esce fuori una carta più alta dell'otto, andrò a sceglierne un'altra, ok? Allora, dico subito perché non ci siano ambiguità. Qua c'è scritto ad esempio prima riga, seconda riga, terza riga, poi prima colonna, eccetera, eccetera. Prima riga è questa, quindi questa è la seconda, questa è la terza. Prima colonna è questa, quindi questa è la seconda colonna, questa è la terza. E la diagonale da sinistra a destra è questa, la diagonale da destra a sinistra è questa qua, ok? Così non ci sono fraintendimenti. Adesso vado a mescolare il mazzo e scelgo veramente una carta a caso. Nella performance, chiaramente, lo spettatore decide lui che cosa vuole, ok? Proprio nominandolo a voce. Ok. Scelgo, vediamo un po', questa carta è un 4. 4 corrisponde a prima colonna, vedete? Quindi sceglie questa colonna qui, giusto? Le altre possiamo metterle via. Aspetta perché deve essere tutto bene in vista. Ok, ora deve scegliere una fra queste tre carte. In che modo lo farà? Con le carte rimaste le mescolerà e ne sceglierà una che determinerà la sua scelta definitiva fra tutte queste tre. Ok? Quindi mescolerà le carte e ne sceglierà una, la girerà di faccia e quella determinerà la sua carta definitiva. Supponiamo questa qui, che è un 7 di fiori. Andiamo a fare lo spelling di 7 di fiori. S-E-T-T-E. D, I, F, I, O, R, I. Quindi lui, fra tutte le 9 carte, ha scelto proprio questa qui. Non, vabbè, le guardiamo dopo. Stavo per dire non questa, non questa e non queste qua. Le guardiamo dopo. Ha scelto questa qua. Ok? E io, fin dall'inizio, avevo una predizione nella scatolina che è sempre stata in vista. La predizione è il 3 di quadri. Sarebbe veramente magico se questa carta fosse il 3 di quadri. E ovviamente non ce ne sono altri. È l'unico 3 di quadri all'interno di tutto il mazzo. Bene, sono molto orgogliosa di questo gioco qua. E non vedo l'ora di spiegarvelo, però ovviamente dobbiamo arrivare almeno a 70 like. Quindi, quando arriveranno questi 70 like, vi porterò il tutorial con anche un'aggiunta, perché questo gioco è molto carino da fare con l'app di Hide Missing. Quindi, chi ha quest'app può fare questo gioco. Anzi, quello, sto parlando di quello con gli oggetti. Quindi, anziché farlo solo con tre oggetti, si può farlo con 9 ed è molto 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 figo perché riusciremo a divinare l'oggetto scelto dallo spettatore non su 3 ma su 9, quindi
ancora più magico, no? Bene, noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!